perché sono un valore aggiunto per il nostro settore e vanno assolutamente tutelati. Gli RLST sono fondamentali e lo diciamo chiaramente, non si torna indietro. Gli RLST vanno tutelati, vanno rafforzati nei nostri integrativi e nel contratto nazionale e saremo chiari anche con gli imprenditori. Non si torna indietro, si può andare solo avanti. Facciamo e salutiamo il primo RLST della filea CGL, Gianni Lombardo, con un caloroso applauso. Grazie. Leggermente alto. Scusate l'emozione, ma non è semplice per me stare qui davanti a questa piazza, la piazza degli Edili, e vedere tante facce che conosco. Scusatemi, ma allora, buongiorno a tutti. Sono Gianni Lombardo, come è stato detto, sono rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Inizio questo mio intervento ringraziando tutti voi che oggi siete qui, operai e impiegati delle costruzioni, e un grazie sentito ai segretari generali delle federazioni sindacali degli edili e ai segretari generali delle confederazioni CGL, CISL e UIL, che oggi sono qui al nostro fianco per combattere questa battaglia di civiltà contro chi pensa che ci sia un prezzo da pagare per poter lavorare, contro l'indifferenza che per molti anni c'è stata da parte di una classe politica cieca e sorda davanti a centinaia di migliaia di infortuni e migliaia di morti, dimenticati. Io oggi sono qui per testimoniare cosa vuol dire avere la faccia e le mani spaccate dal freddo o stare sotto il sole con un caldo insopportabile a legare il ferro rovente per la carpenteria. E poi non avere un posto pulito dove mangiare un pezzo di pane con i propri compagni di lavoro, o sentirsi ridere in faccia perché si chiede un bagno pulito e magari potersi lavare con l'acqua calda per tornare a casa dalla propria famiglia con la faccia pulita, perché questo significa riconoscere dignità per un lavoratore e rispetto per il lavoro che svolge. Oggi difficilmente un nostro operaio dice al proprio figlio di venire a lavorare in cantiere, ma non per la durezza, ma proprio perché non se ne riconosce il valore, la dignità. Un giorno un mio compagno di lavoro stava tagliando dei cuni di legno alla sega circolare e io lo guardavo pensando quanto fosse bravo nel farli. Un secondo dopo lo sentii urlare che tutte le sue dita erano per terra sparse e lo shock aveva bloccato ogni mia azione. Poi, grazie al sangue freddo del mastro, le dita furono raccolte e messe in un fazzoletto di stoffa perché non avevamo una cassetta di pronto soccorso in cantiere. Dopo diverse ore le dita, grazie a un bravo chirurgo, gli furono riattaccate e lui dopo un po' di tempo tornò in cantiere. Ma non era più la stessa persona, si era come spento e non poteva più tenere in mano il martello che per tanti anni aveva usato per portare il pane a casa. Si poteva prevenire? Certo, se ci fosse stata la protezione di sicurezza sulla lama, ma non c'era. Come spesso nei cantieri non ci sono ponteggi a norma o parapetti idonei a prevenire la caduta dall'alto o assenza di cinture di sicurezza agganciate alle linee vita per non precipitare nel vuoto, oppure a mancanza di protezione nello scavo per prevenire il seppellimento. Come ne veniamo fuori? Io sono convinto che le proposte fatte dal sindacato vanno nella direzione giusta. Ora tocca alle istituzioni accoglierle e metterle in pratica perché non c'è più tempo. Personalmente sono fiducioso nel governo del presidente Draghi e credo che abbia realmente preso a cuore questo tema anche a seguito della morte della giovane Luana. Infine voglio dire ai tanti imprenditori onesti che fanno realmente prevenzione rivolgendoci ai nostri enti di formazione e sicurezza sul lavoro che questa battaglia è anche per loro. Quando ci chiamano e ci chiedono di fare dei sopralluoghi tecnici o quando ci chiedono di fare la formazione vera e invece agli altri voglio dire agli altri, alle imprese disoneste, voglio dire basta con questo indegno mercato degli attestati di formazione fasulli. Non è giusto non fare un'ora di vera di formazione, perché tanto basta il pezzo di carta e poi basta con le montagne di carte e documenti fatte con il copia e incolla senza nessun valore.
e poi infine ai professionisti, ingegneri, architetti, geometri, impegnati spesso come CSE, chiedo di non girarsi dall'altra parte, ma di essere parte del cambiamento insieme a noi per cambiare la cultura di questo Paese. Infine voglio concludere il mio intervento leggendo un messaggio che ci è arrivato ieri, l'adesione alla manifestazione di Monica, una mamma che alcuni mesi fa ha seppellito il giovane figlio 23enne, morto in un cantiere del Nord-Est, schiacciato da un carico di 15 quintali di impalcature sganciate da una gru in movimento. Monica ci scrive: oggi, anche se non fisicamente, noi come famiglia siamo qui a fianco a voi sindacati e nel nostro piccolo cerchiamo di portare avanti questa battaglia. Monica ha scritto nei mesi scorsi al Presidente della Repubblica Mattarella, al Presidente del Consiglio Draghi, al Ministro Orlando per chiedere un loro aiuto concreto. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Mattarella, scrive Monica, che ci ha risposto e contattati personalmente. Le indagini per trovare i responsabili della morte di mio figlio sono in corso, i tempi della giustizia sono lunghi, ma quello che a me interessa è che questi paghino la loro negligenza. E non parlo di denaro, ma di qualcosa di più serio del denaro. Parlo di giustizia. Urlo il mio dolore anche a nome di tante altre mamme, tante altre mogli, tante altre famiglie come la nostra, devastate dalla perdita di un loro caro, affinché le istituzioni facciano veramente qualcosa di concreto. Non se ne può più di parole, 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 che volano nel vento come le ali spezzate di chi si è recato al lavoro senza fare più di ritorno a casa. Bene che si parli di norme, di corsi di formazione, di sicurezza, ma i veri responsabili, i datori di lavoro, che molte volte richiedono ai loro dipendenti un impegno disumano, devono essere puniti con pene severe e serie. Basta statistiche, basta numeri, basta citare un luogo, una data, un incidente, un nome, una vita persa, una pagina di giornale da girare e dimenticare. È ora che chi ci governa e ha la responsabilità di farlo per il posto che ricopre faccia qualcosa di concreto per bloccare questa strage senza fine. Noi vogliamo dirti grazie, Monica, per la tua testimonianza. Il tuo dolore è il nostro dolore. La tua lotta per la giustizia è la nostra lotta. Dalla piazza di Roma giunga il nostro abbraccio fraterno a Monica e a tutti coloro che hanno perso un proprio caro a causa di un infortunio mortale sul lavoro. Grazie.